Abramo, alza gli occhi al cielo e conta le stelle, se riesci. Quella sarà la discendenza che avrai. Ma sono un uomo di quasi 100 anni. Come riuscirò a diventare padre? Sara, tua moglie, darà alla luce un figlio per te. Lo chiamerai Isacco. Ed io stabilirò il mio patto con lui. Un patto eterno per la sua discendenza dopo di lui. In questa notte, questo è tutto ciò che posso offrire in sacrificio per te, mio Signore e mio Dio. Ecco, Isacco, un passo alla volta. Gettalo con tutte le tue forze, figliuolo! Ma guarda che ragazzo forte. Grazie, figliuolo. Abramo, vai a prendere Isacco, il tuo unico figlio, quello che caramente ami. Portalo nella terra di Moria e lì ti mostrerò una montagna dove dovrai sacrificarlo a me tra le fiamme di un altare. Tu mi stai chiedendo di offrirti in dono mio figlio Isacco? Sono il cacciatore di taglie più intrepido della galassia! Stanno scappando! Joy! Sono il comandante Krasno di Dark Shadow Warriors! Ah sì? Che cosa cercate esattamente? Perché non provate un paio di questi? Difficili da digerire, eh? Wow! L'Holonine di Virtual Bender è incredibile! Sì, ed è tutto esaurito ovunque, ma puoi scommettere che qui al Walmart abbiamo il prezzo più basso in città. Ammesso che ce ne mandino altri per tempo. Ho implorato sia mia madre che mio padre di prendermene uno. Di tutte le cose che potresti desiderare nel mondo, Chris, ti rendi conto che vuoi qualcosa che non è nemmeno reale? È semplicemente un elmo vuoto. Cos'è questo rumore? Intendi quello che sembra una grande macchina che sta per esplodere? Ma certo, andiamo pure a controllare. Sorpresa! Wow! Come sei riuscito ad averlo? Ho chiesto un piccolo favore ad un altro inventore di Virtual Bender. Oh, grazie, 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 grazie! Oh, non so proprio come ringraziarti! Direi che stai andando piuttosto bene. Ciao, Chris! A proposito di giochi, ne ho caricati personalmente alcuni che ti faranno impazzire! Che cosa ha questa cosa che io non ho, Chris? Oh, sono Mega Ultra Combat 9, queste zombie, armore di Ninja Smackdown, rivolta della band rock Bionic... Oh. Quelli. Ciao, Debbie. Dimmi tutto. Ciao, Phoebe. Ascolta, ho un ragazzo davvero malato qui nell'unità. E più di ogni altra cosa vorrebbe una di quelle fantasiose novità di Holonine. L'ospedale ha fatto di tutto per esaudire il suo desiderio, ma quei giochi sono impossibili da ottenere. Ricordo che hai detto che Crispin conosceva qualcuno a Virtual Bender. Oh, mi dispiace, Debbie. Mio marito ha già chiesto un favore a un amico per ottenere Holonine per Chris. Oh, beh, valeva la pena provare. Grazie, Phoebe. Sono sicura che troveremo un modo per rallegrare il ragazzo. Goditi il gioco, figliolo. Qual è il problema, Chris? Non lo so.
Questo gioco è il mio sogno che si avvera. E in qualche modo non sono felice come avevo immaginato. Super Bok! Chris, so quanto tieni al tuo Hollow Knight. Così ho pensato che starò qui a proteggerlo perché sono certo che non vorresti che... Oh, va bene! Aiuto! Quando siamo messi alla prova è quando impariamo di più sulla nostra relazione con Dio. Gizmo, dove siamo? Secondo i miei super geosensori, siamo da qualche parte sulle colline fuori dall'antica Hebron. A migliaia di anni dal mio nuovo Hollow Knight, grande momento perfetto per un viaggio in Super Bok. Ragazzi, avete sentito? Oh, figlio mio! Figlio mio! Chissà perché quell'uomo sta piangendo. Sembra che sia triste per qualcosa che gli è successo. Chissà se possiamo aiutarlo. Forse suo figlio è malato. Chissà se c'è un dottore nelle vicinanze. È Super Bok! Perché così presto? Joy, Gizmo, dobbiamo recuperare questi animali. Ci penso io, Chris. Andiamo! Coraggio, non c'è niente da vedere qui. Tornate al pascolo. Gizmo, dove siamo adesso? Che strano! Secondo il mio cronometro, Super Bok ci ha mandato indietro nel tempo, ma solo di poco più di un giorno. Vuoi dire che siamo tornati solo a un giorno prima che quell'uomo piangesse alla tenda? È corretto! E dai miei calcoli... Non fate movimenti improvvisi! Quest'asino ha un calcio davvero potente! Ma per vostra fortuna io ho i poteri di un guerriero celeste. Forse è il caso che scappiate ora. Accidenti, è più veloce di quanto mi aspettassi. Tanto non mi prendi! Dovrai correre più veloce di così! Io vado su e tu giù! Funziona ogni volta. E fu così che l'impavido guerriero sconfisse il nemico e lo fece prigioniero. C'è qualcosa in questo ragazzo che mi piace davvero, davvero tanto. Wow, bel lavoro. Grazie, mio nuovo amico. Io sono Isacco. E tu sembri un pastore esperto. Noi, ecco... Isacco! Padre! Figlio mio amato. Guardate, quello è l'uomo che abbiamo visto piangere fuori dalla tenda. Pensi che Isacco sia il figlio per cui era così preoccupato? Ricordate? Super Bok ci ha spostato indietro nel tempo, quindi qualunque cosa lo abbia reso triste, probabilmente non è ancora avvenuta al momento. Isacco, cos'è? Questo è un abaco. Mio padre me l'ha regalato da piccolo. Mi ha detto di provare a contare tutte le stelle nel cielo. Fantastico! Una specie di computer prima che venissero inventati. Computer? Non importa.
Isacco, perché tuo padre vuole che tu sappia quante stelle ci sono nel cielo? Perché prima che io nascessi, Dio gli disse che i suoi figli e i loro figli, per le generazioni a venire, un giorno sarebbero stati più numerosi di tutte le stelle nel cielo. E quella non fu l'unica volta in cui Dio parlò di te, figlio mio. Per anni Sara e io aspettammo, ma la promessa di Dio che avremmo avuto un figlio richiedeva molto più tempo di quanto ci aspettassimo. Poi un giorno... Mio Signore, tornerò da te tra un anno in questo stesso giorno e Sara, tua moglie, avrà un figlio. Perché stai ridendo, Sara? Pensi, partorirò davvero io, vecchia come sono? Ma io sono il Signore, nulla è impossibile per me. Tornerò tra un anno al tempo stabilito come promesso e Sara avrà dato alla luce tuo figlio. Io non ho riso. Invece hai riso. Ed è per questo che Dio mi ha chiamato Isacco. Perché Isacco significa Dio sorride. Adesso venite, è tempo di mangiare qualcosa. Tieni, Joy. Usa il mio pallottoliere per tenere il conto delle pecore domani. Grazie. È così difficile da credere. Cosa è difficile da credere, Chris? Che stia per succedere qualcosa che renderà Abramo così tanto triste. Già, e non c'è nulla che possiamo fare perché non sappiamo di cosa si tratta. E vai! Hai visto quanto ha rimbalzato il mio sasso? Penso che andrò a prendere un po' di sole. Seguimi, ti mostrerò dove trovare i migliori sassi da rimbalzo. Sono qui, ma dovremo scavare un po'. Oh, sabbia! Oh, no! Questi sono perfetti, andiamo! Oh, questi suoni non mi piacciono per niente. Forse è il caso che faccia un po' di diagnostica interna. Abramo, vai a prendere Isacco, il tuo unico figlio, quello che caramente ami. Portalo nella terra di Moria e lì ti mostrerò una montagna dove dovrai sacrificarlo a me tra le fiamme di un altare. Isacco. Ho bisogno che tu venga con me. Dove? Possono venire i miei nuovi amici? Li sveglierò io. I tuoi amici non possono unirsi a noi. Questa è una richiesta speciale di Dio. Tu e io dobbiamo andare da soli. Buongiorno, Chris. Isacco, dove stai andando così presto? Sto accompagnando mio padre. Stiamo salendo la montagna per fare un'offerta a Dio. Credo che sarà uno dei nostri migliori agnelli. Questo abaco è così bello! Ehi, ragazzi, dov'è Isacco? Oh, sta andando con suo padre sulla montagna a fare un'offerta a Dio. Daranno uno dei loro agnelli. Ma tutti questi agnelli sono stati contati. Questo è strano. Non dovrebbe mancarne uno. Gizmo, c'è qualcosa che non va per caso. Fa così da quando ieri ha preso il sole. Che cos'è? Wow, è uno dei suoi archivi di registrazione. Gizmo registra tutto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Abramo, vai a prendere Isacco, il tuo unico figlio, quello che caramente ami. Portalo nella terra di Moria
e lì ti mostrerò una montagna dove dovrai sacrificarlo a me tra le fiamme di un altare. Ma perché Dio glielo avrebbe chiesto? Andiamo! Dobbiamo aiutare Isacco! Bene, da che parte andiamo? Da quella parte? O forse da questa parte? Padre, abbiamo il fuoco e la legna, ma non vedo dov'è l'agnello per l'offerta. Figlio mio, Dio stesso provvederà all'agnello per il nostro sacrificio. Signore, dammi la forza per compiere quello che oggi mi chiedi. D'accordo, forse ho sbagliato. Ascolta, ecco cosa faremo. Da che parte dovremmo andare ora, Gizmo? Da quella parte? Ed è per questo che andremo di qua. Questo è un buon piano. Padre. Figlio mio, sarà Dio stesso a provvedere all'agnello per il sacrificio. Possono sentirci, ma noi possiamo vederli! Abramo, non mettere la mano addosso al ragazzo e non fargli alcun male. Poiché ora so che tu temi il Signore tuo Dio, non ti sei rifiutato nemmeno di offrire tuo figlio, il tuo unico figlio. Joy, è Dio quello che sta parlando ad Abramo. Oh.
Isacco, prendi l'ariete. Sarà lui che offriremo in sacrificio. Il Signore ha provveduto. Attraverso i tuoi discendenti, tutte le nazioni sulla terra saranno benedette, perché tu hai obbedito alla mia voce. Dio non avrebbe mai permesso che accadesse qualcosa a Isacco. Cosa? Il sacrificio è sempre stato quel grosso ariete. Non capisci, Joy? Intendi dire che era solo un test? Dio voleva sapere se Abramo avrebbe rinunciato all'unica cosa che amava di più al mondo per lui. Ma... suo figlio! Wow! Non riesco a immaginare di dover prendere una decisione così dura nella mia vita. Già, non ho mai avuto prove del genere. Ma sai una cosa? Forse adesso posso provare a superare una prova più piccola. Pronto? Salve, signora Sweetman. Sono Chris Quantum. Chris, non potrò mai ringraziarti abbastanza. Hai fatto una cosa meravigliosa. Beh, ecco. Grazie. Adesso mi sento meglio. Oh, quasi dimenticavo. Non è una cosa sicura, ma so che gli ultimi sistemi Holonine arriveranno al centro commerciale verso mezzanotte. Ed io sono stata in fila tutta la mattina per un braccialetto della lotteria, che ora voglio donare a te. Sono in corsa per una unità di gioco! Non posso crederci! E sarà divertentissimo accamparci al centro commerciale tutta la notte! E poi ho sentito che i nuovi Holonine arrivano in bundle! Con il doppio dei giochi? Ma per caso ti avevo detto che ho installato l'ultimissima versione di Guitar Star? Risorto sei, salvezza dai. Ora perdona gli errori miei, diventa il mio Signore Re. Cambia la mia vita e aiutami a vivere. Risorto sei, salvezza dai. Ora perdona gli errori miei, diventa il mio Signore Re. Cambia la mia vita e aiutami a vivere. Vita e aiutami a vivere.